che membro che può trovare un testo. Vada, vada! Quindi big match in questa 10ª giornata di campionato in Serie C, si sfida la compagine del Real Alessandro con suo maltese, sì, simpatico Mauriello già da uno show, questa è la verba arbitrale che ci sarà quest'oggi. Maltese schierati a sinistra, Quaratino, Liberti, Guida, Cantiello, Rubino, Giuliano, dall'altra parte Real Alessandro, Chiusolo, Fagnano con il Sorrentino, lo Monaco, Colace e c'è Gegé Pitaro. Importante innesso che sostituisce Astarita, fair play fino a se stesso visto che a breve si schiferanno come poche cose al mondo. Assistiamo a breve al tocco. Allora Quaratino già parte con un gol di vantaggio per la stretta di mano che ha dato a Mauriello. Si cerca un pallone. Eccolo là il pallone, eccolo. Dai il pallone rosso, corri. Eccolo qui il pallone, è arrivato, va Mauriello a posizionarlo a centro campo, si perde già tempo. Perso già un po' di tempo, partono i cronometri. Ed ecco il calcio di avvio che parte con Gegé Pitaro, il tiro deviato, anche Liberti ci mette la manona, ci sarà il calcio d'angolo, primo della partita. Il pallone poi sul sinistro, tutto destro però Cantiello, Fagnano la lascia lì e anticipa l'uscita di Fagnano, va ad anticipare il pronto tapin di... Qui dovrebbe andare più un destro che un mancino, però Sorrentino se la sente. La parata di Liberti con il corto, il tapin, la parata di Guida infatti più che Liberti. Sta barriera piena e poi Pitaro calcia trovando anche l'intercettazione, ancora Pitaro! Mamma mia! Gegé per poco non... Vuole battere questa punizione Cantiello. Attenzione, la barriera messa da Fagnano. Come vedete zompetta al limite dell'area. È un velo Rubino, mamma mia! Scalda Fagnano anche perché ha un'improbabile canotta. Lo Monaco, mamma mia! Bella botta. Monaco dentro, chiude Rubino. Occhio al contropiede dei maltese. Rubino. Ne salta due. Rubino! Diagonale sul fondo. Lunga. Colace lascia scorrere. Arriva Rubino, poi Guida. In qualche modo allontana. Scusami. Finisce qui anche il primo tempo. 0-0. Secondo tempo che inizia in questi istanti con questo tiro delle percoche di Cantiello. Giuliano. Lunghissima. Attenzione Cantiello! Ma metri zero il palo! Mamma mia, è sbucato da dietro il palo di Cantiello da metri giù. Sorrentino. Sorrentino appoggia per Pitaro. Dentro di prima, illuminante per Conenna! Il gol del Alessandro! Gegé Pitaro che assist e Conenna la butta dentro, che gol, ma che tocco di Pitaro, illuminante Gegé, dove l'ha messa Pitaro, mamma mia, Guida, ci prova Guida, traversa, mamma mia, no no in campo, chiusolo, per Sorrentino che ha contropiede, Sorrentino, sbaglia, Colace,
Conenna non ci arriva! Paratino. Fermato Giuliano, Rubino, fermato da Angel, potrebbe darla a Sorrentino, Angel, allarga per Conenna, supera Cantiello, Conenna, liberti con i piedi, poi chiuso, l'ho buttato in un cesso. Rubino, fermato da Angel, prova ad andare Angel, supera Giuliano, palla per Sorrentino, salta Liberti e guida, è scivolata. Punizione di seconda in quanto la scivolata è fallo. Punizione di seconda, c'è bisogno del tocco. Appena c'è il tocco si può avanzare. Sorrentino rimpallato, Pitaro! C'è Pitaro! L'acquisto più azzeccato per questa partitissima! E GG Pitaro, l'acquisto dell'anno per questa partita, 2-0, GG Pitaro, tap in dopo la punizione di seconda ribattuta di Sorrentino, 2-0 quindi, Sorrentino vince l'impallo, supera anche Giuliano, Sorrentino, non ci credo, Sorrentino, incredibile, si divora un gol fatto. Sorrentino poteva metterci la firma e chiudere questo. C'è Sorrentino, poi chiusolo, la butta avanti, non riesce, anzi sì, con un tacco incredibile. Sorrentino! Robin Van Persie, Sorrentino! Ne mette tre! Di così è uscito! Ma ti è impazzito? Sta arrivando il pallone addosso, giochiamo! Palla qua, gioca cazzo! 3-0 di Sorrentino. Ancora Giuliano, prova il tiro, la rete dei Maltesers. Giova, segna la battuta. Ne manca uno, se la fanno dalla battuta è incredibile. Segna qua Sorrentino, vince la bolletta Cirro, attenzione e finisce qui, vincono i ragazzi del Real Alessandro, 3-1, e andiamo ad intervistare anche il migliore in campo, anche Chiusolo e GG Pitaro, venite qua, GG vieni. Anche se non sei della squadra, vieni Angel, vieni. No, tutti e due ragazzi. Allora, GG, un applauso. GG, un applauso, complimenti. Anche se non sei della squadra, ti sei impegnato come sei il primo componente, insomma. Mi sono impegnato molto, come tutta la squadra. Beh, vieni, tutta la squadra. Vabbè, parla il capitano perché non so. La picchiano Maurillo, Vai Angel, siamo contenti di tornare alla vittoria perché dopo due sconfitte abbiamo detto l'onore, non c'è due senza tre, e invece l'avete piato il culo. giusto, ancora lì. Voglio dire a Cerro che per poco Cerro aveva pronosticato il 4-1, il Sorrentino segnava dalla battuta. Del padre era un flipper. Vabbè. Battute Sorrentino vecchie come il mondo proprio. Va bene, quindi buon Natale, tanti auguri. Non fate i cattivi, stiamo usando carbone per ragazzi, buon anno allora, buon anno, ci lasciamo una bella vittoria, insomma. Buona Pasqua. Bravi a tutti, complimenti.